Grazie consigliere Antanini, la parola al consigliere Mezzetti. Ma sarò brevissimo perché io condivido sia le riflessioni del consigliere Puzzi sia quelle della consigliera Natalini. Mi pare che entrambi portino alla esigenza che era già stata espressa di portare in commissione, in quarta commissione, questa problematica, perché è estremamente complessa. Probabilmente l'avviso è stato presentato in maniera un po' affrettata, probabilmente per la paura dei termini che devono scadere. La stessa consigliera Natalini fa riferimento che probabilmente i tempi sono ristretti, ma tutte queste problematiche con i loro risvolti credo che richiedano un approfondito, un più approfondito esame. Stiamo parlando di una materia appunto estremamente delicata come è quella del rapporto dell'educazione e della socializzazione di giovanissimi cittadini di questa città e del mondo. Quindi io mi associo alla richiesta che la problematica sia riportata in quarta commissione e l'interrogazione in questo senso, se non si ritenga, se la Giunta lo ritenga, di fare in questo senso. Per quanto riguarda eventuali conflitti interni, vabbè, io sottolineo pure l'esigenza di una certa trasparenza su questa problematica. Grazie consigliere Mezzetti, consigliere Puzzi. Dunque io ringrazio sia consigliere Natalini che Mezzetti per i loro interventi, che io comunque condivido. Però ecco, volevo rassicurare sul fatto dell'aspetto temporale era soltanto un elemento oggettivo che minimo poteva essere almeno inserito all'interno dell'avviso. E sul discorso invece delle logiche interne io voglio assolutamente fugare ogni dubbio, cioè l'avviso è stato così promosso e inserito nel sito web, non è assolutamente, questo è un elemento oggettivo, non è assolutamente passato in quattro commissioni, prevede comunque delle carenze, penso che era nelle possibilità, nella logica di ogni consigliere prendere visione di questi aspetti e portarli a conoscenza del consiglio. Grazie. Grazie consigliere Puzzi, la parola al consigliere. Ora su questo argomento io però inviterei, e do la parola al consigliere Ricci, a non creare dibattiti pur essendo su ogni singola interrogazione. Consigliere Ricci, prego. Consigliere Ricci. Io credo che mi chiedo alla maggioranza, al collega Puzzi, che sono stato proposto di questo problema, che proprio facesse un ulteriore sforzo, no? Di interrogare la Giunta se le tematiche sollevate sono degne di rilievo e quale rimedio ritenga porre al problema, altrimenti diventa un mero scolo, qualche forse mi è sfuggito la maniera. Io ho fatto un'interrogazione, ho chiesto che venisse sospeso l'avviso e portato in quarta commissione. Scusi. Grazie. Si era sfuggito che è stata messa. Va bene. Allora la parola al consigliere Quintarelli. Grazie Presidente. Il 23 di questo mese ho fatto una prima interrogazione relativamente alla scuola di Villa Navas, precisamente all'asilo. Oggi ritorno nuovamente a insistere sul problema di questa scuola, no? Se non ci ricordiamo era il problema dell'Evernet che avevamo questo bambino insieme con questo pezzo di Evernet e quindi rimanesse hanno preso dei provvedimenti drastici nel senso che praticamente questi bambini sono 2 settimane che vivono solo esclusivamente dentro le aule, addirittura non vengono aperte nemmeno le finestre. Io capisco l'esigenza, come mi ha detto l'assessore Arena, dei tempi, però è una cosa pure urgente, indispensabile, anche perché con queste giornate che sono le uniche ragazze che permettono a questi bambini di poter uscire di fuori, non ci possiamo permettere il lusso di aspettare i compiti dell'ASL. Tenete conto pure che il sindaco è il presidente della conferenza dei sindaci, quindi basta che alza il telefono un attimino e sollecita. Questo mi sembra un problema prioritario rispetto a tutti gli altri. Cerchiamo un attimino di essere un pochino più sensibili rispetto alle problematiche di questi bambini. Grazie. Grazie consigliere Quintarelli, vuole rispondere assessore? Però adesso a prescindere dal discorso ASL o meno, però l'ufficio
servizio tecnico del comune in qualche modo potrebbe fare una verifica. L'assessore Lina, se ha un attimo di pazienza, sta sollecitando gli uffici per conoscere le iniziative che gli uffici stanno prendendo. Dopo che arriva alla fine, le risponderà compiutamente. La parola al consigliere Barbieri. Intervento brevissimo. Innanzitutto fa piacere sentire che la maggioranza, in questo caso da parte del consigliere Buzzi, ha fatto un'interrogazione per sollecitare la sospensione degli asili nido del bando famoso che concorda con alcuni membri della minoranza. E questo mi fa molto piacere. Nello stesso tempo domando, signor Sindaco, è stato riaperto il bando per l'IPAD, l'ex IPAD. Vorrei sapere come mai, a che cosa è dovuto, quali sono le novità per le quali è stata riaperta la missione per quanto riguarda la graduatoria e l'inserimento di consiglieri nella vita. L'altra interrogazione che è bellissima, io ieri ho sollecitato l'assessore Arena, che in verità si è interessato, però alle ore 16:45 l'assessore e il signor Sindaco a San Pellegrino, cioè San Pellegrino in Fiore, però ci sono due striscioni della Tecnocasa, uno in via San Pellegrino 47 o 27, l'altro giù a piazza sempre San Pellegrino, belli, grandiosi, per cui i nostri turisti quando verranno città d'arte e di cultura, oltre ai fiori e piante, verranno a Tecnocasa. Invito il sindaco e l'assessore di procedere con le cessoie e tagliarle, perché è una cosa, cari colleghi consiglieri, sarebbe vergognoso. Tra l'altro sollecito anche la pulizia della fontana, che ci sono proprio le erbe che stanno crescendo a piazza di Gesù. E San Pellegrino Fiore, quella è un bel biglietto di visita, per cui vorrei pregare l'intervento, ma veramente fattivo, perché altrimenti è inutile, perché ognuno ormai lo fa quello che gli pare, soprattutto nella zona di San Pellegrino. Grazie. Credo che bisognerebbe apprezzare il fatto che l'assessore, e immediatamente dopo gli interventi, sentivo che stava parlando del problema della Tecnocasa, investe subito gli uffici delle problematiche che vengono superate. Credo che i consiglieri questo lo dovrebbero fare. Questa cosa ho fatto pochi minuti prima, appunto, telefonando per quanto riguarda gli uffici, perché mi risultava che sui due o tre interventi che sono stati fatti ultimamente c'era anche quello della scuola, c'era anche confermato gli interventi che l'Ecomit nella scuola è stato dopo il consigliere. Sono già rimasti d'accordo adesso che faranno il taglio al raso di tutta la vendita, se ci sarà qualche altro sicuramente interverrà, però per i due pezzi non credo. Grazie, ringrazio, chiedo un ulteriore sollecito, diciamo, se affinché possano dare, perché sono 100 bambini, insomma, sono 4 sezioni da 25 bambini, quindi la cosa è urgente, grazie. Grazie consigliere Quintarelli, la parola al consigliere Fusco. Buonasera a tutti. Allora, il mio, sono due interventi, uno è per ovviamente riguardante l'assessore Arena. Succede da parecchi giorni, diciamo una quindicina di giorni, che di fronte all'ingresso delle terme di Parli, non quello dell'albergo, bensì della piscina, che si sono create delle punte e c'è dell'acqua che si continua a salire. Ah, credo che mi conferma l'assessore. Dopo l'altro intervento è quello ritorno sulla sicurezza. Sulla sicurezza da tempo ci sono furti nelle zone limitrofe di Viterbo e questa notte è stato colpito proprio il centro di Viterbo in via Po, in cui una famiglia è stata tolta, asportata la macchina in più un valore, non so adesso di quanto. E per questo chiedo un intervento immediato dell'amministrazione e anche una riunione a livello diciamo prefetto e organi di sicurezza. Grazie. Signor Fusco, ti riferivi alla strada Pontalone? No, l'intervento sulle buche il tratto di strada davanti alle terme, adesso non so, non credo che sia consorziale. Se lei vuol dire. Se è strada pubblica l'intervento sarà immediato, perché abbiamo la.
è entrato in strada che va dall'ingresso dell'hotel delle Terme di Pavia fino all'incrocio di strada Montarone. Adesso mi trovo in preparato perché non so se quel tratto è strada Montarone o comunale. Però se quel tratto è comunale è una cosa che è la famiglia di tutti, perché continua a uscire acqua adesso, se è natura, se è acqua della pubblica oppure che sia acqua. Esce acqua. Sì, sì, sì.